Ma, ringrazio dell'invito, ringrazio Cammelli e tutta Alma Laurea. Preciso rispetto a quello che ha detto adesso il nostro moderatore, che sono ex responsabile del nucleo di valutazione dell'Università di Bologna, e appunto durante il periodo in cui ho avuto questa funzione abbiamo deciso un esperimento nuovo, perché la situazione di cui parliamo è molto diversa da tutte le altre che sono state presentate finora, nel senso che non è una indagine sulle 47 università a cui si sono riferiti i precedenti dati, ma è una sperimentazione fatta nel caso dell'Università di Bologna. Quindi tutti i dati di cui parliamo la dottoressa Girotti e io riguardano questa indagine sull'Università di Bologna. Credo che invece Mauriello, che c'è, penso, parlerà, diciamo, di valutazioni più complessive che l'Associazione dei Dottori di Ricerca ha fatto su cosa si può sapere, diciamo, dei dottori di ricerca. Noi parliamo, noi due, di questa specifica indagine sulla Università di Bologna. Dovrei mettermi allora sulla... Dunque, la prima cosa... Come mai è venuto fuori sta pane qua? Bisognerebbe toglierlo. Che succede? Ma perché è venuto fuori sta pane qua? Ecco. Allora, questa indagine ha riguardato per analogia con il sistema, ed è chiaro che l'obiettivo è che in un futuro ci possa essere un'analisi sui dottori di ricerca del tutto analoga come metodologia e come quadro a quella che viene fatta sulle lauree di primo e secondo livello. Questo sta esattamente nell'ottica su cui si sta mettendo anche il cosiddetto processo di Bologna, cioè il sistema delle università europee che hanno fatto l'intesa sulla, non si deve dire omogeneizzazione, sulla analogia, sulla comparabilità dei vari livelli di formazione. La formazione di terzo livello oramai è considerata appunto il terzo livello di formazione, e questa è una trasformazione abbastanza sostanziale, soprattutto in Italia, rispetto alla tradizione in cui si vedeva il dottorato di ricerca prevalentemente come una metodologia di ingresso nella carriera, nel lavoro della ricerca e dell'università, e non come, diciamo, il momento più alto della formazione istituzionalizzata anche per le professioni di elevata qualità al di fuori del sistema degli enti di ricerca e del sistema scientifico. Quindi andiamo nella direzione certamente in cui si dovrà avere, diciamo, un'analogia negli studi su tutti i livelli della formazione, e questo è un primo tentativo. Il tentativo quindi è stato fatto proprio volutamente nel guardare a 1, 3 anni e 5 anni dalla laurea. L'esperienza di Alma Laurea ha consentito di avere un tasso di risposta che per persone, per la prima volta che si fa questa indagine, è certamente molto, molto elevato, perché un 80,4% di risposte anche per laureati, per dottori di ricerca a 5 anni dal conseguimento del dottorato, evidentemente è un numero elevato. Il numero totale di risposte l'abbiamo scritto qui, 1200, per far capire che il quadro complessivo è un quadro, diciamo, alto già dal punto di vista, cioè i dati sono dati significativi per questo tipo di numeri. Ancora il quadro complessivo, molto sinteticamente, poi su questa parte, cioè sulla tipologia anche della la condizione occupazionale, la tipologia del lavoro, parlerà la dottoressa Girotti. Qui diamo soltanto il quadro complessivo. È abbastanza interessante il fatto che il lavoro complessivo è molto alto, oltre il 90% già al primo anno dalla dottorato, e si arriva al 96% dopo. È interessante anche il fatto che se si fa la solita distinzione lavoro vero e proprio e anche attività di formazione retribuita, la solita questione anche sulla metodologia, sulle definizioni ISTAT, si vede che ci sono addirittura circa il 2% ancora di informazione dopo il dottorato.
Questo è evidentemente in parte la solita questione facoltà di medicina, scuole di specializzazione, però certamente è un indice di quanto il sistema formativo italiano tende a prolungare il momento della formazione. Non abbiamo dati comparati, ma probabilmente in altri paesi l'idea è diciamo, all'età che corrisponde all'età dei nostri dottorati, dei nostri dottori di ricerca, ancora si continua ad avere forme di formazione retribuita, che è sostanzialmente un'anomalia del sistema italiano. Altro naturalmente è il discorso della formazione lungo l'arco della vita, ma questo è un problema completamente diverso. Detto questo, è utile confrontare con il dato sui laureati, e qui adesso questi due li vorrei mettere a confronto, se ci riesco, cioè vediamo che il dato, ecco, qui la occupazione, ecco questo qui, dei dottori rispetto ai laureati, vedete le differenze. 92,8 verso 72 per quanto riguarda i dottori e la riga in alto, o i laureati e la riga in basso, a un anno dalla laurea. Questa differenza si riduce drasticamente a 5 anni dalla laurea, abbiamo il 96,8 per i dottori di ricerca e il 91,2 per i laureati. Cioè vediamo che a 5 anni dalla laurea anche il dato sui laureati è già, diciamo, a un livello poco inferiore a quello dei dottori di ricerca. Dato successivo, il ramo di attività, questo è molto importante perché fa capire quale sia sostanzialmente ancora la prevalenza dell'occupazione dei dottori di ricerca. E qui abbiamo piccolissimo il numero nell'agricoltura, qui le quattro colonne sono sempre a un anno, a tre anni, a cinque anni e infine il totale. Allora, vediamo che un anno, tre anni, cinque anni in totale, industria siamo intorno al 10%, è il dato basso di cui si è già fatto riferimento in precedenti interventi, altissimo è quello istruzione e ricerca. E qui abbiamo fatto una distinzione tra la parte specifica università e enti di ricerca oppure la parte scuola. Noi vediamo che scuola è circa il 10%, mentre invece avevamo università e enti di ricerca intorno al 50%. Questo è tuttora, diciamo, la circa metà dei dottori di ricerca. Infine abbiamo le quote inferiori, consulenze, sanità è essenzialmente lo sbocco importante per l'area medica, altri servizi vuol dire sostanzialmente le attività di tipo terziario. Qui abbiamo voluto fare una cosa che direi abbastanza decisiva per questo tipo di indagine, cioè distinguere per tipologia di dottorato. Abbiamo fatto una aggregazione di 6, chiamiamole macro aree, per capire le differenze tra queste macro aree. E quindi questo riguarda i numeri della prima riga, qui le colonne sono colonne di altro tipo rispetto alle precedenti, nel senso che nella prima riga abbiamo quel totale di cui parlavo prima, un 60%, di cui 49% ricerca, università o enti di ricerca, 11% sostanzialmente scuola. E quindi questa prima riga è il totale. E poi andiamo su 6 tipologie di dottorato. Nell'ingegneria e architettura abbiamo un totale nettamente più basso in questa parte università e ricerca, perché avevamo viceversa una percentuale alta per quanto riguarda l'industria sostanzialmente, cioè gli sbocchi esterni. Vedete, qui abbiamo il 49 rispetto al 60, quindi diciamo c'è meno una caratteristica di restare dentro al sistema università e enti di ricerca.